Ciao ragazzi, benvenuti nel canale di Giusy Colai. Oggi venerdì facciamo un video frivolo. Oggi cerchiamo di dare nuova vita a dei barattoli, come per esempio questi. Ma diamo nuova vita ai coperchi. Ho utilizzato questa tecnica per riverniciare il barattolo e decorarlo diversamente e porlo in bagno. All'interno di questo ci ho messo dei dischetti per struccaggio oppure cotton fioc. È un'idea carina per dare nuova vita a degli angoli di casa, a una cameretta, a un pensile, come portaspezie, non lo so, come vi pare. Ci servirà un barattolo vuoto, degli animaletti o oggettini o qualsiasi altra cosa voi abbiate a casa che potrete utilizzare, senza che i vostri bambini ovviamente vi odiano per questo. Ci servirà una base bianca, colorata, gialla, fucsia, celeste, quella che volete, una base, uno smalto acrilico per ridipingere il coperchio, la colla a caldo per attaccare il pupazzetto sul coperchio. E basta. Io utilizzerò questo vasetto che originariamente era un vasetto delle pesche sciroppate, e poi andrò a mettere invece il cuscinetto piccolo sopra a questa candela che utilizzo spesso in casa. Quindi, siccome io ce l'ho lì comunque a vista, sarebbe carino, ecco, decorarla in maniera diversa. Ecco, adesso andiamo fuori perché ci serve dobbiamo spruzzare la base acrilica, e quindi è meglio all'aria aperta. Allora, con la colla a caldo andiamo a metterla ai piedi dell'animale. Ma poi puoi infilare qualcosa? Non devo infilare niente. Vedi che c'è il buchetto? Adesso la lasciamo un po' che si asciughi e poi lo andiamo a dipingere. E ora passiamo all'altro. Andiamo a mettere la colla anche sull'altro animaletto. Mettere sul corpo, se non mi rimane. Fammi vedere, mamma. Ok. Carino. Togliamo tutti i fili. Togli la manina, mamma. UOPN, bitch, you won't be BM. We should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Take that high road and hop in. Open up, open up. Shutting down like a Macintosh. Open up, open up. OPN, OPN. Adesso li lasciamo asciugare e poi dopo sono pronti. I nostri tappi adesso sono asciutti e quindi andiamo a metterli sulla candela. Invece questo, dentro questo barattolo potete metterci qualsiasi cosa. Io ci ho messo le tisane che mi faccio la sera. Ma qui sarebbe bello anche metterci nei barattoli più alti degli smalti, il levatrucco, che ne so, dei pennelli, dei mascara, qualsiasi cosa. E si possono mettere in bagno o, dico, in cucina, su una mensola. Quindi per dare vita, per dare di nuova vita a dei barattoli inutilizzati o che magari volevate buttare o che magari hanno dei coperchi con dei colori un po' orrendi, questo è il modo giusto per farlo.